Salve ragazzi e bentornati a questa seconda puntata del Let's Play con Modpack Waltz. Bene, sono sempre io, Mr. Tyke, scusate il cane di sottofondo, eravamo rimasti a fare una piccola, che facciamo, stavamo facendo una piccola esplorazione della minieretta che avevamo trovato vicino casa. E niente, io continuerei con questa esplorazione, però nel frattempo credo che dovremmo fare un po' di cibo perché stiamo rimanendo a secco. Quindi andiamo, poi vedo che ho anche un po'. Ho anche un po' di cobblestone per fare la carne cotta. Mettiamo questi piggy piggy. Eccolo lì, due belle bisteccone. Ah sì, è vero, perché adesso sì, è vero, li raggruppano se non sbaglio. Allora, oh oh, 6, poi basta, voilà, abbiamo abbastanza perché poi i maiali dobbiamo farli anche riprodurli. Abbiamo anche l'acqua vicino a casa, perfetto. Voilà. Allora, facciamo il forno. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Vale. E la sparcheggiamo di qua. Perfetto. Facciamo la carne. Un di carbone, dai, su, un po' di carne, che tanto sta facendo anche buio, intanto mangio un po' di carne. Fermiamo. Perfetto, dai, un po' di carne che in miniera non c'ho voglia di rimanere a secco, poi tanto più ci sono mob. Ancora una e poi me ne vado. Dai, tutto il video a fare bistecchi qua. Ok. Andiamo. Dovremmo fare anche. Vabbè. Penso che per il momento possa bastare col piccone così. Ok, continuiamo la nostra discesa. Intanto consumiamo un po' di sto piccone qua perché sennò non ce la facciamo. Allora, poi dopodiché possiamo anche illuminare. Bello, bello. Basta che non arriviamo in una di quelle pozze che sono chiuse. Si parla scatti io perché sto continuando a pensare. Allora, tin. Poi ragazzi, ovviamente vi spiegherò a cosa servono per chi, a chi è nuovo, diciamo, la Waltz, come modpack Waltz, ecco, sto parlando, e spiegherò a cosa servono tutti questi materiali, il tin, il copper e via dicendo, e il silver. Copper già vi posso anticipare che servirà più per le cose elettriche, ad esempio cavi elettrici, batterie e via dicendo. E il silver per il momento non so, boh, devo seguire le varie guide che vi tradurrò tranquillamente in italiano man mano che giocheremo. Allora, silver, possiamo nascondere. Ok, basta, non ce n'è più. E scendiamo. Ecco lì, già ci sono. Ma c'è del team. Mob, spero che sia meglio. Bene. Bene, bene. Sei brutta sta miniera. Dobbiamo fare delle scale. Mai scavarsi sopra, come ho fatto io. Perfetto. Wait, ma chi ce n'è? Questo silver. Silver quello. E silver, sì sì sì. Eccolo lì, prendiamone un po'. Boh, qua sembra che non ce ne sia. Madonna, se c'è buio qui. Allora, tappiamo qua, sennò poi mi confondo e me vado a finire, vado a farmi giri strani.
Hola. E scendiamo giù con la spada spianata. Ta-da! Ok. E c'è anche un bello stronzetto. Sta a vedere che non ci sono scale in giro, l'unica scala era lì. Ah no. Perfetto. Eliminiamo. Certo che è proprio la cosa migliore affrontare un creeper con la spada di legno. No! Boom. No, non esploso. Bene così. Ok. Però non possiamo andare avanti così, dobbiamo prepararci. Devo fare una bella scala dritta qua, facciamo, anzi, facciamola adesso. Così almeno se devo scappare, posso scappare tranquillo. La scala la facciamo partire da qua. Bene. Oh, ragazzi, sono cose che prima o poi vanno fatte. Anche se sto facendo una scala un po'. Vabbè. Dai che va bene, su. Sì, va bene, però devo tirare dritto così almeno poi salto direttamente e via. Senza che faccio. Anche se sto coso sta per finire. Vabbè, poi li prendiamo dopo i minerali. Ma cosa sto facendo? Non lo so. È una cosa, cominciamo a salire sulla casa, poi la scala la continuiamo. Tanto qua minerali non ce n'è più. Guarda che giri che devo fare per uscire. Infatti Mi dovrei visto qualcosa, no. Allora. Allora, possiamo cominciare a posare un po' di roba, però quello che stavo pensando è che dobbiamo cominciare a fare una fornace elettrica. Per alimentarla, allora, la fornace elettrica è questa qua, se la trovassi, se la trovassi, se la trovassi. Electric furnace. Electric furnace. Quella lì, electric furnace per farla, basic circuit, qua è solo la basic circuit, come si fa? Redstone e quattro cavi, cavi si fanno facilmente, bronzo, oh madonna quante cose che devo fare, copper e tin, vabbè, ok questo si fa tranquillamente, poi va fatto lo steel in, oh, steel in, ecco. Block of steel e lo steel dust da dove viene? Ma cos'è sta roba? Io non riesco a capire che cos'è sta roba lì. Allora, steel dust, capito? Sì, ma da qualche parte deve arrivare. No, è impossibile che devo portare sta roba, ragazzi. È impossibile. Adesso è un po' più chiara la cosa. Allora, perfetto, per fare lo steel ci vuole praticamente 4 di carbone, 1 di ferro al centro e facciamo lo steel dust. Dopodiché, appena abbiamo fatto lo steel dust, arriviamo con facciamo praticamente uno steel ingot. E che poi vanno messi, diciamo, qui a formare una specie di casetta. E sotto un motore, che va fatto sempre con lo steel ingot. Vabbè, l'ingotto è 4 fili di rame che si fanno. Questa maniera qua, 3 di copper, di rame, come dicevo prima, con la pelle intorno o lana, o altrimenti, sì, vabbè, uno all'uno, vabbè, giusto. Ok, perfetto. E sì, il motore l'ho appena fatto vedere, il circuito invece, redstone, una placca di bronzo che si fa con 4 di... Sì, vabbè, questo qua, mi stavo facendo l'incoglionire. 4 di bronzo che si fa attraverso il bronze dust, e il bronze dust è una lega tra il rame e il tin. Il tin dovrebbe essere l'alluminio, non so cosa sia, vi dico la verità. Allora, intanto facciamoci un pochettino di Spade.
Ecco, innanzitutto ecco, abbiamo una spada, poi quella spada lì la bruceremo. La spada di pietra, numero 1. E poi cominciamo a fare un altro, come si chiama? Paxel, perfetto. Un palo. Perfetto, sì, ne facciamo due, mi sa, però fare due picconi. Due picconi. Poi. Un palo. Due pale, come mi suggerisce la regia. E poi due asce, sì, Sì. giusto, due asce. Sì, ma non mi devi suggerire. Allora, e due asce. Allora, adesso possiamo fare due Paxel. Ma che nome strano. Pala. Perfetto. E buggato. Non si possono mettere due picconi uno sopra l'altro. Vabbè, buggato, mi è scappata la frase, ma non è che è buggato. Perfetto, abbiamo due Paxel, quindi possiamo andare tranquillamente in giro a spaccar tutto. Facciamoci ancora un po' di torce. Voilà, prendiamoci la carnazza. Voilà, andiamo giù, sfrontiamo tutto e spacchiamo tutto. Poi la scala magari lo posso fare anche mentre non siamo in live, cioè sì, in live, mentre non stiamo riprendendo. Comunque non manca molto. Magari è una cosa noiosa, ecco. Ah, bene, bravo scemo. E magari i minerali poi non li prendo, poi li prendiamo insieme. Ok, vabbè, si vedrà. Nel frattempo, ora il mio compito è scendere e cercare di farmi ammazzare dal creeper, ovvio. No. Come no? Certo. Vieni qua. Ha fatto tutta la terra! E il creeper? Where is the creeper? Adesso me lo trovo alle spalle, sono sicuro. Luce. Come suggerisce la regia. Adesso chiudo e mi trovo il creeper. Ah no. Luce. Bene, farro. Lucifichiamo anche qua. Bene, 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 bene. Carina come minieretta, per cominciare va bene. Oro! Creeper! Ecco! Uno, due, oh my Bene, uno ha ammazzato l'altro. Vaffanbrodo. Anche la polvere da sparo. Perfetto. Via. God. Guarda bene se c'è qualche altro. Bene, 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 per cominciare va bene. Cautela. Poi basta perché sennò. Ma vedete se mi do far venire un infarto a 20 anni. Dov'è l'altro? Anche cieco Lo adesso. vedi? No, non c'è. E allora sono io il cieco. Eh sì, appunto. Quanto rame, bene, 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 basta. Ok, bene, allora io credo di essermi sbloccato adesso. Adesso posso cominciare a divertirmi. Bene, anche se ci restano 3 minuti di video. E cominciamo a prendere il ferro così almeno ci troviamo avvantaggiati per la prossima puntata. Cominceremo a fare i primi passi per fare tutto quel bordello, per fare un electric furnace. Ecco, per fare la fornace elettrica, però non mi ha fatto vedere che prima di fare la fornace elettrica, cioè, bisogna fare un generatore. Adesso andiamo a dare un'occhiata di qua. Mi sono per un momento spaventato. Mettiamo una luce anche qua, va. Chissà mai spawnano. Perfetto. Carino. Sì, è un bel pezzettino di miniera qui. Oh! Paxel. Ok. Qua abbiamo lucificato. Nein. Ok. Mi rispondono in tedesco dalla regia, perfetto. Allora. Ma io qua come risalgo adesso? Bello tranquillo. I zombie che si fregano la terra. L'ha ridata comunque. L'ho ammazzato.
Niente, allora, non mi sembra il luogo adatto, però per chiudere e evitare, diciamo cose stupide, tornare a casa. Ma si va, torniamo a casa. Era per non perdere tempo, però, visto che abbiamo ancora un pochettino di tempo. E ogni volta ci devo consumare qua la cobble per risalire. Buio. Sì, è buio. Ho capito che sai usare la rame minima. Spada in mano. Zazazazan. Non so perché mi sento forte con la spada in mano. Con la spada in pietra, sai che bella cosa. Chi c'è qua? Bene. Allora ragazzi, dicevo, visto che dovevamo fare tutto sto casino per fare la fornace elettrica, mi sono dimenticata di farvi vedere, intanto poso qui, a cosa ci serviva la fornace elettrica, cioè cosa serve per alimentare la fornace elettrica. Ci serve un generatore a carbone, quindi coal generator, se non sbaglio, eccolo qua. Che è la stessa cosa alla fine, solo che c'è il forno in mezzo e praticamente crea energia elettrica, produce, si crea. Produce energia elettrica attraverso, cioè bruciando carbone per il momento. Poi ci saranno altri tipi di generatori, non so se voi conoscete la Industrial Craft come mod, qui non è presente, ecco. Però è lo stesso modo, solo che utilizza una sola energia rispetto della Technic che utilizza ad esempio l'energia della Buildcraft e dell'Industrial Craft, sono due energie diverse, con la Red Power, vabbè. Sto entrando un po' troppo nel tecnico. Niente, come dicevo, c'è soltanto un'energia sola. Appena fermato il timer, tanto adesso sto per chiudere. Poi per chiudere questa energia, perché comunque non è che possiamo produrre soltanto quando serve, ma se magari abbiamo qualcosa in più, abbiamo qualche accumulo in più, comunque va raccolto. Ci sono le battery box. Eccole qua, vabbè, ci sono avanzate varie cose. Eccole qua, la battery box normale, semplice, Classica. sì, classica, si fa con 6 blocchi d'acciaio, steel acciaio, e 3 batterie, che le batterie come si craftano? Vabbè, con lingotti di tin, semplice, semplice, un cubo di redstone, sì, uno di redstone e uno di carbone. Cubo di tin, lingotto di tin dust, sì, vabbè, qua adesso mi fa andare in botte, in escandescenza, ecco. Non credo che si faccia così. Lingotto di tin, credo che si bruci, squagli il tin e faccia tin. Lingotto di tin. Va bene ragazzi, dai, mi dispiace per le noie nel video, vabbè, però come ripeto sono sempre i primi video. Come ripeto sempre, se il video vi è piaciuto mettetevi piace, se non vi è piaciuto non mettete non vi piace, fate prima, evitate il click. Se volete iscrivervi al mio canale, vabbè, è inutile dirlo, youtube.com/themistertyke. Vi ringrazio per la visione e ciao a tutti!